Sia lodato Gesù Cristo. Signore, è bello per noi essere qui. Ecco, sono 5 mesi che frequento quotidianamente questa chiesa e questa è una delle espressioni più ricorrenti che le persone che vengono da ogni dove, dall'Italia, dall'estero, da Roma o da qualsiasi zona dell'Italia, tanti dicono: non potevamo lasciare Roma senza passare di qui a dire una preghiera. O raccontano come mai sono grati e devoti di questa chiesa, di questa immagine, di questa storia che Dio costruisce in questo luogo, nei confessionali, sull'altare, nella preghiera, nel silenzio. Ecco, è bello per noi essere qui. Questa mattina un sacerdote mi ha chiesto: senti, ricordati nella messa delle anime partenti per il cielo. E non capivo cosa mi voleva chiedere. Ricordati delle anime partenti per il cielo. E adesso, ascoltando e riascoltando questo Vangelo, capisco che le anime che vanno a incontrare Gesù hanno l'unica ricchezza della misericordia di Dio. E quindi si trovano adesso davanti a Gesù nel suo splendore. Abbiamo sentito il Vangelo della Trasfigurazione, il volto di Gesù che brilla di una luce come il sole, come il volto di Gesù misericordioso, risorto. Ecco, allora anche noi ci stiamo avvicinando al volto di Cristo misericordioso a cui ci consacreremo, al volto di Gesù sul Monte Tabor, ma anche al volto sfigurato di Gesù nella Passione, quando lo mangeremo. Mangeremo Gesù nella sua dolorosa passione, nella sua morte e risurrezione. Ecco, allora la prima cosa è che siamo in un luogo, come è capitato per Giacomo, Giovanni, Pietro, siamo in un luogo dell'incontro con Dio, come era stato settimana scorsa un altro luogo. Parlavamo del deserto, se vi ricordate, la prima domenica di Quaresima. Siamo passati dal deserto al monte. Deserto, luogo di tentazione. Monte, luogo della vicinanza e dell'incontro con Dio. E perché si va sul monte? Si sale verso qualche montagna, che sia la montagna che ha percorso Mosè sul Sinai, Abramo con Isacco, o sul Monte Carmelo, o sui monti delle varie Via Crucis, a Lourdes, a Međugorje, che vuol dire città tra i monti, in mezzo ai monti, Međugorje. In ogni luogo c'è sempre un monte della croce. Perché si va sul monte? Si va sul monte proprio per gustare la bellezza di stare con Gesù. Nei vari santuari si ha la possibilità di pregare, di ricevere il perdono dei propri peccati, di partecipare all'Eucaristia. Quindi anche per noi è bello stare qui, perché siamo come queste anime partenti per il cielo.
Cioè siamo fuori, diciamo, dal contesto normale, cronologico delle cose che facciamo al lavoro, alla scuola o a casa, e ci inseriamo nel tempo di Dio, nel tempo di grazia. E quindi anche per Pietro non c'è più tempo, cioè vorrebbe trattenere, come diceva Papa Francesco all'Angelus stamattina, mettere in pausa l'incontro con Dio, perché venga trattenuto. È bello per noi stare qui. Ecco, allora, se è bello per noi stare qui, tanto che la domenica del pomeriggio alle 5 non è un orario solito forse per partecipare della messa domenicale, eppure siamo qui, diversi ascoltano a casa, è bello per noi stare qui. E cosa si ascolta quando si è davanti a Gesù? Si ascolta appunto la voce del Padre, che dice: questo è il figlio mio, l'amato. Lì c'era Pietro che aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Quando si va davanti a Dio, bisogna ascoltarlo. Diceva Madre Teresa, riguardo il silenzio, diceva: Dio è amico del silenzio, la natura cresce in silenzio, le stelle e il sole si muovono in silenzio. Abbiamo bisogno del silenzio per toccare i cuori e le anime. Non conta quello che diciamo, ma ciò che Dio dice a noi. Non conta quello che diciamo. Anche Pietro dice: ma facciamo tre capanne. Ma non conta quello che hai in mente, conta quello che Dio dice a te. Ma ciò che Dio dice a noi è attraverso di noi. Siamo in un mondo in cui le parole si sprecano, no? Abbiamo parlato per 2 o 3 anni di Covid, tutti sapevano, no, della virologia, tutti erano esperti, dai bambini di 6 anni ai nonni di 90, tutti avevano la loro esperienza. Adesso gli strateghi della guerra, insomma, ci facciamo esperti di tutto. Ma non conta, dice Madre Teresa, quel che diciamo, ma ciò che Dio dice a noi. Cioè, quando siamo davanti a Dio, se vogliamo ascoltarlo, la prima cosa è mettersi in silenzio. Perché già il Vangelo ti parla, già il Catechismo della Chiesa Cattolica ti parla, già Papa Francesco e tutti i papi che sono guidati dallo Spirito Santo ti parlano. Già i tuoi fratelli e le tue sorelle ti possono parlare. Quindi, quando si è davanti a Dio, la prima cosa è mettersi nel silenzio per ascoltarlo. E poi anche ascoltare quello che Dio dice ti serve esattamente per lottare, cioè per vincere quelle tentazioni di cui parlavamo settimana scorsa. Diceva Papa Francesco che Gesù, per vincere il male, per vincere il diavolo, gli oppone delle frasi del Vangelo, della Bibbia. E anche tu, diceva, trattieni qualche giaculatoria, qualche brano del Vangelo e opponilo, perché quello ha la forza di tirarti fuori e di non entrare nella tentazione, non ci abbandonare nella tentazione. Come si fa a non essere abbandonati? Devi invocare la presenza di Dio. Gesù, confido in te, vattene Satana, non mi interesso già dove mi vuoi portare. Ecco, quindi ascoltarlo vuol dire mettersi in silenzio, lasciar parlare il Vangelo, che parla non solo nelle grandi circostanze, perché noi abbiamo la grazia di sentire le parole che Gesù ha rivolto a Santa Faustina, ma a lei,
ma anche nel terribile quotidiano Dio ti parla. Diceva un santo cardinale che era nella congregazione dei santi, che uno ha detto: ma questo non ha fatto niente di eccezionale, no? Come se dicessero di Santa Faustina: vabbè, ma stava in cucina, non faceva nulla di eccezionale. E lui ha detto: ma voi non sapete quanto è difficile vivere il terribile quotidiano. Cioè, per chi ha una malattia, e questo cardinale era in carrozzina, per esempio, dipendeva in tutto dagli altri. Il terribile quotidiano. Lì puoi ascoltare la voce di Dio, ricevere la forza, trattenere questa bellezza di stare con Gesù, perché noi qui abbiamo la possibilità di ricevere la misericordia di Dio. Non c'è alcun peccato che Dio non possa cancellarti. Nel senso che non è che si dimentica quello che hai fatto, no, Dio lo cancella, perché Dio è creatore, ti ricrea una creatura nuova. Ma poi il problema è trattenere questa grazia di Dio. Ecco perché spesso dobbiamo ricevere l'Eucaristia, adorarla, pregare, confessarci, leggere il Vangelo, guardare alla croce di Cristo, guardare il volto di Gesù. Questo trattiene in te la grazia della bellezza di stare sempre alla presenza di Dio. E l'altra cosa che trattiene questa bellezza è la testimonianza. Quando, mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti, mentre scendevano dal monte. Quindi dopo la risurrezione, che sono i nostri tempi, è come necessario raccontare, non appunto le nostre opinioni, che non salvano nessuno, le ragioni opposte a ragioni, vedete nella guerra, non cambiano le cose, ma ascoltare la voce di Dio e trasmetterla, quello cambierebbe le cose. Amate i vostri nemici, perdonate a coloro che vi offendono. Se uno ti vuol far fare un chilometro, fanne due con lui. Se uno ti chiede la tunica, dagli anche il mantello. Questo cambierebbe le sorti della guerra. Cioè, come diceva Madre Teresa, non conta quel che diciamo, ma ciò che Dio dice a noi. Questo conta. Ecco, allora, donare all'altro quello che Dio ti ha comunicato, questo farebbe crescere. Che cosa? La forza di trattenere questa bellezza. In una parrocchia un sacerdote raccontava che alcuni giovani si trovavano tutte le settimane, si mettevano in silenzio davanti a un testo, spesso del Vangelo, più spesso del Magistero del Papa, e si confrontavano. A me ha colpito questo. A me questo testo muove a migliorare in quest'altra cosa. Poi quel sacerdote se ne andò e quando è ritornato ha voluto vedere questi ragazzi dopo un bel po' di mesi. Ho detto: allora, cosa vi è capitato di bello e hanno raccontato? E cosa vi manca di più? E loro hanno detto: quell'incontro in cui avevamo la libertà di esprimere quello che Dio sembrava dire a noi stessi e lo comunicavamo agli altri. Quello ci legava, ci faceva camminare insieme, che si traduce sinodo, di cui tutti parliamo, ma spesso non abbiamo la forza, il coraggio, la libertà, la pazienza di ascoltare innanzitutto quello che hanno da raccontare a te, i tuoi fratelli, le tue sorelle. Questo è quella parola che Dio dice
in cima al monte agli apostoli, che forse dice anche a noi: questi è il figlio mio, cioè tuo fratello, tua sorella, tuo cognato, tua suocera, tuo figlio. Questi è mio figlio, ascoltatelo. Cioè dagli la possibilità di esprimere quello che Dio suggerisce, anche se dice una cosa che non ti sembra così intelligente o importante. Ascoltalo, ascoltalo e ascolterai la voce di Dio. Allora anche noi vorremmo trattenere sempre Gesù, anche noi vorremmo che ci visitasse tutte le sere come faceva con Santa Faustina, che non fosse un'eccezionalità del 5 del mese, ma che ogni santo giorno, come si fa? Ascolta. E per trattenere, consacrati. Consacrati. Cosa vuol dire consacrare? Vuol dire trattenere questo rapporto. Prendi in casa con te il Signore. Consacrarsi vuol dire: figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Figlio, ecco il Signore, e il Signore si prende te in casa, dice il diario di Santa Faustina. Con essa, con la coroncina, otterrai tutto se quello che chiedi è conforme alla mia volontà. Con la recita della coroncina avvicini a me il genere umano. E poi dice: le anime che diffondono il culto della mia misericordia le proteggo per tutta la vita. Cioè, questo atto di consacrazione, che non è un sacramento, ma è un sacramentale, dipende dalla fede con cui lo reciti. Affidarsi al Signore, confidare nel Signore, consacrarsi al cuore immacolato della Vergine, come ha chiesto Papa Francesco per tutto il mondo. A questo serve. Serve che Dio si prende cura di te, ma tu, che hai il Signore tutti i giorni, ascoltalo, trattienilo. Ecco, che il Signore ci faccia questa grazia questa sera di sperimentare intanto la bellezza che possiamo venire qui questa sera. Non è per tutti. Tanti vorrebbero essere qui, di quelli che guardano alla televisione o su internet. È una grazia che siamo potuti venire qui ancora stasera. Ma sarebbe ancora una grazia più grande trattenere quello che riceviamo, custodire questa bellezza nel terribile quotidiano. Sia lodato Gesù Cristo.